l'obiettivo nostro è quello di integrare i soggetti del territorio che fanno le attività di carattere promozionale della cultura d'impresa, della cultura dello sviluppo, e quindi abbiamo creato dei momenti formativi, degli incontri dove abbiamo nel corso dei 6 mesi raggiunto una totalità di circa 350 ragazzi. Questo vuol dire che la città è viva, la città ha bisogno di momenti in cui condividere le proprie idee, quindi abbiamo voluto mettere a disposizione della città degli strumenti. Uno strumento che voglio citare perché è una best practice, come dicono gli inglesi, abbiamo realizzato uno sportello di assistenza dei ragazzi che vogliono fare impresa. I giovani che fanno start-up, che fanno imprese innovative a Reggio Calabria sono della stessa capacità, se non a volte più bravi, devo essere sincero, di molti colleghi di Confindustria che io vedo che fanno innovazione, ma che è un'innovazione che io facevo con molta modestia nel 98, loro la fanno nel 2013. Siamo un gruppo di ragazzi, c'è chi sta all'estero, c'è chi sta qua, siamo su tutta la Calabria, ma anche abbiamo un ragazzo che vive a Bruxelles, uno a Milano, diversi che vivono a Reggio, altri su tutta la regione, e ci occupiamo di cosa? Di promuovere il talento e la creatività dei giovani calabresi, dei giovani che credono che ce la possiamo fare e soprattutto che non si lamentano e che guardano avanti. Noi attualmente siamo impegnati in diversi progetti, uno è finito proprio qualche giorno fa e riguardava il turismo, si chiamava 101 Calabria, è stata un'iniziativa per tutta l'estate che ha accompagnato il turista che con mille difficoltà, come dici tu, arrivava in Calabria e ogni giorno suggeriva un luogo, un'emozione, un qualcosa che potesse vivere in Calabria e che andava un po' fuori dagli schemi. Qual è la lezione che impariamo, diciamo, dalle vostre esperienze? La lezione è semplice, avere un'idea, avere un'aspettativa, voler affermarsi, voler raggiungere un obiettivo e percorrere quel percorso fino al raggiungimento del meta. È inutile piangersi addosso, uno ha un desiderio, un obiettivo, lo deve percorrere con tutti i sacrifici che ne comporta, altrimenti l'obiettivo non lo raggiungerà mai. Ecco, quindi dal presidente di Confindustria Giovani c'è questo messaggio. Io rischio da quando ho iniziato a fare queste imprese. Questa attività. I tempi della scuola stai rischiando. Ho iniziato da 16 anni a rischiare e i risultati ci sono, bene o male, si vince e si perde, però io percorro un percorso e continuo a mirare all'obiettivo. Bene, e Domenico Rositano l'hai incontrato lungo questo percorso, diciamo, di crescita, piano piano. Sono creativi questi calabresi, sì? Tantissimo, tantissimo. Vediamo anche con gli incontri che facciamo insieme ad Angelo che ci sono un sacco di giovani che vogliono fare impresa ma con idee davvero innovative e creative, come dicevi tu. Tra l'altro noi ci chiamiamo Calabresi Creativi e puntiamo ad aiutare e a sostenere questi giovani assieme alle istituzioni degli imprenditori, ma tante altre associazioni che ci sono sul territorio calabrese. C'è un fermento e sono davvero felice di vedere questo nei giovani calabresi. Vedi, qualcuno dice, parafrasando la frase di Steve Jobs, bisogna essere matti e affamati. Chi è più matto e affamato di un calabrese? Nessuno, nessuno. Quindi è il luogo giusto per fare la nuova Silicon Valley, così? Sì, sì, poi con le nuove tecnologie, noi lavoriamo molto sulle nuove tecnologie, le distanze si sono completamente azzerate, quindi ragazzi sfruttate il web, i social media, non solo per chattare o ritrovare gli amici di scuola, ma anche per fare impresa, perché è possibile e noi lo stiamo facendo.